Buongiorno ai nostri telespettatori dallo studio di Prima Notizia, mancabile appuntamento mattutino con l'informazione. Le vedete alle mie spalle, ci sono le prime pagine dei quotidiani locali e nazionali che noi andremo a leggere insieme per approfondire i fatti di questo venerdì 9 giugno e con un ulteriore approfondimento delle pagine interne del quotidiano La Nuova del Sud, come di consueto. Cominciamo con i funerali a Lavello di Giulio Olive e Pasquale Daniello, vittime dell'incidente stradale sulla Bradanica mentre si recavano al lavoro, proclamato il lutto cittadino. Vicinanza alle famiglie dei due operai Stellantis è stata espressa dal vescovo di Melfi, Monsignor Fanelli. Questa ennesima tragedia della strada, ha riferito, non può lasciare nessuno indifferente. Sentiamo Isabella D'Andrea. Giornata di lutto e di dolore, quella di oggi a Lavello, dove si svolgeranno i funerali di Giulio Olive e Pasquale Daniello, 52 e 47 anni, vittime dello scontro frontale con un mezzo pesante avvenuto mercoledì sulla Bradanica nel territorio comunale del Centro Dauno. Alle attività commerciali l'invito ad abbassare le serrande durante lo svolgimento delle esequie. Il sindaco Antonio Carretta ha proclamato il lutto cittadino dall'inizio del rito funebre fino alle 12:30, in segno di rispetto, vicinanza e partecipazione al dolore delle famiglie dei due operai Stellantis. Alle 9:30 nella chiesa del Sacro Cuore, l'ultimo saluto ai due lavoratori strappati alla vita mentre si recavano verso lo stabilimento di San Nicola di Melfi per montare il turno delle 14. La procura, che ha avviato le indagini, aveva disposto il sequestro delle salme su cui sono stati eseguiti i controlli del caso, terminati i quali è stato rilasciato il nulla osta che ha consentito di programmare i funerali. Vicinanza alle famiglie dei due lavoratori è stata espressa dal vescovo di Melfi, Ciro Fanelli, che, rivolgendosi alle mogli e ai figli di Giulio e Pasquale, ha assicurato l'affidamento alla preghiera e che trovino la forza nella fede per superare questo dolore. Il vescovo ha riservato parole anche per l'autista del camion che si è scontrato frontalmente contro l'auto su cui viaggiavano i due operai, ricoverato al San Carlo di Potenza. Non è mancato il richiamo al rigido rispetto delle norme di sicurezza. Questa ennesima tragedia della strada, ha riferito Monsignor Fanelli, non può lasciare nessuno indifferente. E ci spostiamo in edicola, cominciamo la rassegna stampa andando a leggere la prima pagina del quotidiano La Nuova del Sud. L'apertura: dopo le culle, le aule vuote, Basilicata lenta agonia. Andiamo ad approfondire: da 70.000 a 55.000 alunni nel 2034, in 10 anni popolazione scolastica ridotta di un quinto. L'allarme della CISL, l'ennesima spia che si accende sul calo demografico, è una regione che scompare. Andiamo nel taglio alto, Monsignor Fanelli, nessuno resti indifferente, lo abbiamo ascoltato poco fa nel servizio di Isabella D'Andrea. Lavello piange Giulio e Pasquale, oggi funerali dei due operai Stellantis morti in un incidente. Il bilancio del San Carlo post-Covid: circa 47.000 giornate di ricovero in degenza e 1.600 giornate di ricovero in terapia intensiva. Ieri il bilancio dell'attività dell'azienda ospedaliera più grande di riferimento della regione. Ci spostiamo accanto, migranti a Palazzo San Gervasio, ok della prefettura, la struttura accoglierà 200 e 300 braccianti, ex tabacchificio aperto entro la fine di giugno. Nella spalla dell'apertura c'è il punto di vista di Nino Grasso, centro di dialettologia, quel delitto culturale annunciato. Andremo ad approfondire poi andando a leggere la pagina. Delitto grosso, la cronaca giudiziaria, non ci fu premeditazione in corte di appello, condotta ridotta. Condanna, scusate, ridotta da 20 a 8 anni per Acucella. Emergenza Ucraina, rete di aiuti lucana per donne e bambini. Numerose le iniziative messe in campo dalla Commissione regionale Pari Opportunità in favore dei cittadini ucraini ospitati in Basilicata. E poi c'è lo sport. Serie C, Potenza, siglata la convenzione annuale per il Viviani. Intanto ieri il primo faccia a faccia tra il club e Raffaele.
Andiamo avanti da 700, da 70.000 a 55.000 nel 2034. In 10 anni popolazione scolastica ridotta di un quinto, a lanciare l'allarme e la CISL. Vediamo se riusciamo ad evidenziare uno studio del Ministero dell'Istruzione Franchini, CISL, e scusate, a lanciare l'allarme la CISL che cita uno studio del Ministero dell'Istruzione Franchini, CISL e Loredana Fabrizio CISL Cuola, nuova politica per evitare la chiusura delle scuole. Province, basta figli degli apparati, bene elezioni dirette e voto ai cittadini, Pepe della Lega e Giuzzo di Fratelli d'Italia sul DDL in discussione a Roma. E lo leggevamo sulla prima pagina della Nuova del Sud, l'accoglienza migranti stagionali. Entro la fine del mese l'ex tabacchificio di Palazzo San Gervasio potrà ospitare fino a 300 lavoratori e quanto emerso dal tavolo anticaporalato che si è riunito in prefettura a Potenza. Fabrizio De Vito. Bisognerà attendere ancora qualche settimana per l'apertura dell'ex tabacchificio di Palazzo San Gervasio, la struttura individuata per l'accoglienza dei lavoratori stagionali che saranno impegnati nei campi dell'Alto Bradano per le varie campagne di raccolta. È quanto emerso dal tavolo anticaporalato che è tornato a riunirsi in prefettura Potenza per fare il punto della situazione. Sì, siamo stati un po' aiutati dalle condizioni meteo che hanno in parte ritardato anche i tempi e questo ci consente però sicuramente di lavorare meglio e in maniera più approfondita. Cosa intendo dire? Che oggi definiamo intanto il punto relativo all'allestimento della struttura di accoglienza provvisoria presso l'ex tabacchificio di Palazzo San Gervasio. E senza anticipare nulla, so che la Regione ha chiuso le procedure di gara e quindi oggi definiamo e concordiamo, d'intesa anche con gli altri componenti del tavolo, i tempi che avevamo ipotizzato entro la fine del mese di giugno di apertura del centro di accoglienza a Palazzo San Gervasio. L'obiettivo principale resta quello di allargare il più possibile la rete per il lavoro di qualità in agricoltura, ma al momento i numeri, nonostante qualche piccolo segnale incoraggiante, restano bassi. C'è una crescita ancora modesta nei numeri, se consideriamo che a marzo scorso, quando ci siamo visti, parlavamo per la provincia di Potenza di 15 aziende iscritte alla rete, oggi sono 20, non sono cresciute di tanto, però è un segnale che qualcosa si sta muovendo e quindi dobbiamo insistere in questa direzione sicuramente. La prefettura ha rimarcato ancora una volta l'importanza dei controlli sul fronte della legalità, non solo per arginare il caporalato, ma anche tutte le irregolarità amministrative capaci di incidere sul benessere delle aziende e dei lavoratori. Quest'anno sapete che c'è un progetto che è sviluppato in particolare dall'Ispettorato del Lavoro, che supera il vecchio progetto Supreme e che questa volta si allarga non solo ai controlli sulle aziende agricole, ma anche ai controlli sulla logistica, che sono strettamente collegati e che hanno già dato alcuni segnali di un certo interesse, perché soprattutto in quest'ultimo settore hanno riscontrato alcune posizioni di irregolarità. Sono state di recente verificate e controllate 25 aziende, su 6 delle 25 riscontrate le posizioni di irregolarità ancorché amministrative, non ci sono state segnalazioni e denunce ai sensi del 603 bis del codice penale, cioè di caporalato, ma riscontrare anche delle irregolarità che incidono soprattutto sul piano della sicurezza è un dato che un po' ci tiene in allarme. Continuiamo a leggere la nuova, andiamo nel taglio alto, non ci fu premeditazione, rapò la pena ridotta da 20 a 8 anni, perdonato Antonio Acucela, la decisione della Corte d'Appello di Potenza sull'omicidio di Pasquale Grosso. E poi naturalmente c'è il riferimento ai funerali di oggi, l'ultimo saluto a Giulio e Pasquale e il richiamo di Monsignor Fanelli, Vescovo di Melfi, nessuno sia indifferente, rapò la Cristofaro si dimette, il PD vice sindaco sia Dem. Andiamo avanti. Assistenza sanitaria e visite per donne e bambini, la rete di aiuti istituzionali con la Commissione Pari Opportunità, un modello di prevenzione e promozione della cultura della pace per il popolo ucraino. Intervista al presidente Perretti che propone una leadership tutta al femminile nei processi di pace. E la vediamo qui, la presidente della Commissione Pari Opportunità, della regione, Basilicata.
San Carlo, il Covid alle spalle, nel biennio 21-22 circa 47.000 giornate di ricovero in degenza, il bilancio illustrato dal Digispera, decisivo il lavoro degli operatori sanitari per superare con successo la pandemia, è stato inaugurato inoltre nella giornata di ieri, quando è stato presentato il report, l'ambulatorio multidisciplinare del Dipartimento Oncologico diretto dal dottor Domenico Bilancia. Restiamo su questa pagina, ci spostiamo nel taglio alto. Quinto, in aspettativa dall'ASM, sarà dirigente ad Agenas a Roma, l'incarico conferito dal DG Mantoan dopo la selezione. Siamo al punto di vista di Nino Grasso, che si occupa del centro sperimentale di dialettologia, un delitto culturale annunciato a spese del centro di dialettologia della Basilicata, e qui vediamo la responsabile, la dottoressa Del Puente, che si sta battendo insieme anche al sostegno di numerosi comuni per riuscire a rilanciare questo progetto universitario importante. Escursioni, visite guidate e altri eventi tra natura, storia, arte, musica e prodotti tipici. Ieri la presentazione di Vivi Montalbano, in programma domenica su iniziativa del Comune Ionico e della provincia di Matera. Riflettori sul vasto comprensorio del Parco dei Calanchi. Sentiamo Vito Sacco. Una giornata da vivere intensamente tra natura, storia, arte, musica e specialità enogastronomiche è quanto promette la prima edizione di Vivi Montalbano, l'iniziativa in programma l'11 giugno organizzata dal Comune Ionico e dalla provincia di Matera, con l'ulteriore obiettivo di fare rete con le comunità circostanti. L'iniziativa è stata presentata nella sala presidenziale della provincia di Matera da Piero Marrese. Sì, Vivi Montalbano, un modo per poter rilanciare la bellezza di questo spettacolo della natura, un museo a cielo aperto. L'impegno della provincia nel lavorare affinché il proprio ambiente possa essere maggiormente valorizzato e possa creare un'opportunità. Partiamo dalle nostre riserve, da quella di Montalbano, per poi estenderla anche alle altre due, Diga di San Giuliano e Bosco Pantano, ma l'obiettivo principale ora è quello di creare le condizioni affinché ci sia maggiore consapevolezza di questa forza attrattrice che rappresenta proprio la riserva speciale dei Calanchi. Organizzata grazie a una sinergia tra il comune di Montalbano Ionico, la provincia di Matera, la cooperativa L'Arcobaleno e Basilicata Adventure, Vivi Montalbano permetterà alla città del filosofo Francesco Lomonaco di mettere in mostra le sue bellezze. È una giornata da vivere interamente a Montalbano. Iniziamo alle 9.30, abbiamo il raduno al Belvedere, Vassangelo Vassallo, e alle 9.45 inizieremo la discesa nei Calanchi. Alle 16 si ricomincerà di nuovo la giornata di Vivi Montalbano, inizio il tour appunto storico-culturale, parleremo di quella che sarà la storia di Montalbano, la nascita di Montalbano, gli uomini che hanno reso ovviamente celebre Montalbano nella storia, quindi Francesco Lomonaco, si parlerà del parco letterario di Francesco Lomonaco e parleremo ovviamente della nostra tradizione, che è una tradizione con Vivi Montalbano sarà anche l'occasione per presentare la nuova carta geologica della riserva dei Calanchi. Per la prima volta è stata realizzata una mappa di tipo scientifico ma culturale e divulgativa. È stata pubblicata su una rivista scientifica internazionale, però in open access, tutti la possono scaricare e osservare i percorsi che possono seguire nei Calanchi per godere, diciamo, di tutte le peculiarità sia paesaggistiche, scientifiche e naturalistiche della mappa. Alla conferenza stampa erano presenti anche Anna Carone e Paola Manicone, rispettivamente presidente e componente dell'associazione L'Arcobaleno, e il fotografo Gianluca Costantini, autore della mostra fotografica I colori della natura. Il motivo di questa mostra è proprio quello di sensibilizzare, è il lavoro che sto cercando di fare, le persone ad avere un occhio più critico proprio nella natura. Montalbano è un punto migratorio molto importante, si trova in quella che è la rotta migratoria di specie particolari e quindi abbiamo la fortuna di sfruttare proprio questa situazione e quindi abbiamo la possibilità di vedere anche per pochissimo tempo delle specie molto particolari.
Siamo alla cronaca cittadina sulla nuova, oltre un milione per la messa in sicurezza della rete viaria, questo a Potenza, interventi previsti in città e nelle contrade Giuliano, Bucaletto e Tiere. Il comune spiega che il restyle avverrà in coerenza con le priorità rilevate e il budget disponibile. Ponte Musmeci, il progetto di restauro c'è, ma mancano le risorse per realizzarlo. Ieri la presentazione dell'intervento su 4.600 metri quadrati, c'è da superare lo scoglio della copertura finanziaria. Le istituzioni non ci ignorino, ma la movida in via Parigi, i residenti chiedono più controlli, questa la lettera inviata alla redazione della Nuova del Sud. Siamo sulla pagina di Matera e provincia, al pronto soccorso in sicurezza attivo il servizio di vigilanza Madonna delle Grazie. Dopo le polemiche delle settimane scorse per gli episodi di aggressione verso il personale sanitario, l'ASMA allestisce uno spazio per la guardiania. Matera Ferrandina, occhi aperti sul cantiere, formazione per il controllo dei dati, questo in prefettura. Salando, il questore commemora Saponara, il poliziotto ucciso nel 76. Agiremo senza sconti, animali maltrattati a Policoro, Bianco auspica che si risalga all'esecutore. E andiamo avanti, continuiamo ad occuparci ancora di turismo e delle bellezze del patrimonio naturalistico lucano con il turismo delle passioni. Al via il ciclo di incontri promossi dall'azienda di promozione del territorio per promuovere il nuovo progetto per la creazione di modalità di viaggio personali coinvolgendo i territori. Sentiamo Donato Carbonella. Un'offerta turistica mirata a seconda degli interessi di quanti vorranno raggiungere il territorio lucano non solo durante la stagione estiva, per trascorrere un periodo di vacanza all'insegna delle passioni tra scenari e luoghi della Basilicata. E proprio turismo delle passioni è stato denominato l'innovativo progetto di marketing territoriale realizzato da Regione Basilicata e APT e presentato come primo incontro a Potenza presso il campus universitario di Macchia Romana. Rendere ancora più attrattiva la Basilicata creando una sinergia con gli operatori del territorio, associazioni e cittadini in relazione con un team di esperti tra gli obiettivi dell'iniziativa, grazie al ricco e variegato potenziale della regione. Le passioni sono la motivazione più forte che abbiamo nelle nostre giornate, quello che ci spinge a sognare, che ci spinge a emozionarci e che ci spinge anche a viaggiare. E su questo turismo delle passioni stiamo costruendo una nuova offerta della Basilicata. Abbiamo già cominciato a lavorarci all'interno del piano strategico del marketing turistico. Oggi comincia un primo giro dei territori per condividere con le associazioni, con gli operatori, con i cittadini, con le istituzioni, condividere i contenuti di questo progetto, ma soprattutto costruirlo insieme. Previsti incontri interlocutori anche a Viggiano, Maratea, Policoro e Matera nel breve termine, per poi proseguire in altre zone del territorio. Dopo questa prima fase di confronto sarà presentata l'offerta turistica. Ma come rendere più attrattiva la Basilicata? Serve condividere questa attitudine all'accoglienza, che è un'attitudine, abbiamo detto tante volte, innata nella cultura lucana, ma condividerla attraverso dei canali emozionali che sono quelli che ciascuno di noi ha coltivato nella sua vita. Davvero tante le passioni che spingono i viaggiatori a spostarsi in determinati luoghi. Sport, natura, archeologia, cinema, musica, artigianato artistico, fioritura e botanica, solo per citarne alcune, che potranno trovare sviluppi anche nella nostra regione. Il fatto che il mercato è composto sì da consumatori, come noi sappiamo, ma i consumatori prima di essere tali sono persone e le persone, molte persone, hanno passioni e le passioni possono spingere le persone ad andare in vacanza. Perché questo tema è interessante per le destinazioni? Perché le destinazioni possono scoprire di avere tante risorse, magari quelle meno conosciute, quelle apprezzate magari solo dai residenti, che rispondono alle passioni di tante persone. Incrociare le due cose, le risorse da un lato, la domanda dall'altro, è una delle attività che possono aumentare il turismo, in particolare nei periodi di bassa stagione e più in generale nelle destinazioni che di turismo fino adesso magari ne hanno avuto di meno. Lo sport sulla nuova.
Primo faccia a faccia sul futuro, potenza ieri il summit tra il presidente Donato Macchi e il DS Varrà e mister Raffaele. Intanto buone notizie dal comune, la convenzione è stata siglata e la società può consegnare la documentazione senza pressioni. E poi ancora Cuda, pressing cremonese, i grigio-rossi insidiano il Modena nella corsa al centrocampista del Picerno. E ci spostiamo sull'altra pagina di sport dedicata al ciclismo, gran fondo da record, oltre 650 partecipanti alla gara del Vulture per una corsa entusiasmante. Sul lungo percorso trionfano Ettore Carlini e Loretta Giudici, sul medio Ciro Grieco e Caterina Bello. E siamo sul quotidiano del Sud, regione ferma, la biblioteca Sigliani rischia la chiusura. Siamo a Matera, situazione vicino al collasso, il silenzio non risolve i problemi, la denuncia di Marrese, siamo allarmati, a Potenza non ci vogliono bene. Invece a Potenza sì, non ci vogliono bene, e a Potenza proprio Ponte Musmeci per il restauro servono altri 7 milioni. Tornano in piazza gli operatori privati della riabilitazione, San Carlo numeri da record, malgrado l'incubo pandemia, la CISL 20% in meno di studenti lucani nel giro di 10 anni, Gregorini della CNA spendere bene i fondi del PNRR. Nel taglio basso c'è la cronaca giudiziaria, Cucella. Pena ridotta da 20 a 8 anni, la Corte d'Appello di Potenza modifica in modo sensibile la condanna, omicidio di grosso, riconosciuta l'assenza dell'aggravante della premeditazione. Prima di andare a leggere i quotidiani nazionali, ci sono le previsioni meteo di questo venerdì 9 giugno. Bentrovati, un aggiornamento con le previsioni per la giornata di venerdì. Partiamo come sempre a livello europeo con questa zona di bassa pressione ampia all'arco del Portogallo e delle isole britanniche. Invierà correnti umide ancora sull'Italia, sul Mediterraneo centrale. Alta pressione che tiene i massimi sempre molto a nord verso la Danimarca e in generale la Scandinavia. In sintesi è la nuvolosità. Ci mostra la giornata di venerdì tra sole e nubi sparse, nubi irregolari in transito. Prossima immagine, maggior rischio di precipitazioni in giornata per la Sardegna. Ecco qui in risalita qualche precipitazione dal Nord Africa. E poi entro il pomeriggio Alpi, Prealpi, Dorsale Appenninica, qualche pioggia però si estenderà anche a parte della Valpadana, specie in serata. E nel dettaglio possiamo notare quindi una giornata di variabilità, più soleggiata in mattinata, poi delle piogge sulla Sardegna occasionali, Alpi, Prealpi, Dorsale Appenninica, locali rovesci a sfondo temporalesco che si estenderanno nella seconda parte del giorno anche alla pianura padana. Temperature comunque da nord a sud che rimarranno su valori tipici dell'estate. Dettagli maggiori scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, bel tempo con cieli quasi sereni. In montagna, bel tempo con cieli quasi sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, bel tempo, con cieli quasi sereni. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, schiarite alternate a nubi sparse. Nel pomeriggio, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, schiarite alternate a nubi sparse. Siamo sulla stampa nazionale, la Repubblica, Meloni occupa ITG, i dati dell'osservatorio di Pavia. Il governo di destra e la maggioranza dopo 8 mesi hanno preso il 70% degli spazi dell'informazione politica RAI. Alluvione, il ministro Musmeci boccia Bonaccini, pensa alla regione, Corte dei Conti, i controlli sul PNR rimangono. Migranti, accordo sul patto UE, l'Italia non vota con Orban. E poi c'è la guerra in Ucraina, i russi sparano sui soccorsi di Kherson, colpiti di colpi di mortaio contro i sopravvissuti al disastro della diga. Sul Corriere della Sera, accordo nell'UE, un nuovo patto su sbarchi e asilo, Piantedosi non saremo un centro di raccolta, migranti, l'Italia vota a favore, come cambiano i rimpatri. Ancora la guerra e diga, allarme per la centrale di Zaporizhzhia, l'avanzata di Kiev per il contrattacco. E dal Corsera ci spostiamo sulla stampa. UE accordo sui migranti, Meloni rompe con Orban, solo 3 mesi per dare asilo, Piantedosi non saremo il campo dei profughi d'Europa. Scusate, Polonia e Ungheria contrarie, ma l'Italia vota sì. Scholz alla Premier.
non vi lasciamo soli. E c'è il terribile fatto accaduto in Francia, anzi rifugiato a coltella quattro piccoli al parco giochi, attacco ai bambini. Vi uccido in nome di Dio, Lopeto ci dice che cosa passa per la testa di un essere umano che tira fuori il coltello e colpisce un piccolo di appena 22 mesi. Sul giornale l'Italia non molla, svolta sui migranti, c'è stato il Consiglio UE, primo accordo dopo un vertice Fiume, piante dosi, un inizio, non faremo più punto di raccolta per tutto il continente. Francia, Roma aveva dato asilo all'assalitore dei bimbi, di cui vi abbiamo dato conto leggendo il quotidiano precedente. Sul Fatto Quotidiano, sul ponte un regalo ai privati, PNRR, errore abolire i controlli, intervista a Busia dell'anticorruzione, il presidente dell'ANAC. Non abolite le gare, vantaggi a WeBuilding e Company nella causa allo Stato, la norma anticorte dei conti indebolisce la pubblica amministrazione, l'abuso d'ufficio va lasciato, non abrogato. Nel taglio alto, se Kiev entra nella NATO siamo in guerra pure noi, e lo dice Carracciolo, direttore di Limes, diga vantaggio ucraino. Riccardi di Sant'Egidio, il culto bellicista spegne i negoziati, ok Cina e Santa Sede, su sbarchi e rimpatri, migranti, scontro Meloni Scholz, poi accordi. Sul Sole 24 ore, smart working e contratti a termine, così il Senato riscrive il decreto lavoro, bonus estivo per il lavoro notturno e in straordinario del personale del turismo, rapporto Excelsior, corrono le assunzioni a tempo indeterminato. E poi vediamo Africa, piano per costruire 123 metropoli, in campo 150 miliardi di dollari, nell'immagine c'è l'osservatorio in Egitto, l'osservatorio astronomico di Alessandria. Siamo sulla Gazzetta dello Sport, il presidente del club nero-azzurro Zhang, domani finale Champions, la mia Inter ci crede, e c'è anche un altro presidente che parla, è quello della Gazzetta dello Sport, Cairo, pronti, uniti con la serenità di Inzaghi perché il sogno non è impossibile. Da Suarez a Brozo a Istanbul sulle orme del passato, calcio italiano comunque vada sarà da applausi, De Bruyne, il City, amico Lukaku, qui non si scherza. Andiamo nel taglio basso, Milan affari USA, Pulisic prepara lo scontro, stadio San Donato sarà così. Domenica si decide chi va in A, dottor Antenucci, il rigore è giusto, Cagliari-Bari 1-1, e questo durante gli spareggi per la serie. E per il basket, oggi la prima sfida a Milano-Bologna, la finale giocata da Dan Peterson. Bene, con la Gazzetta dello Sport si chiude questa rassegna stampa, l'informazione sulla nuova TV torna con i nostri TG Flash di metà mattinata, prima del TG in studio, quello delle 13.50, dunque rimanete sintonizzati, rimanete con noi, grazie per averci seguito e intanto a voi l'augurio di una buona giornata.